questo video volevo ricordarvi che ho un cagnolino che mi vuole tanto bene. Volevo ricordarvi che domenica sarò a Gonzaga Comics, quindi vi aspetto lì nel pomeriggio. E aiuto, volevo dirvi che questo video è stato registrato un mesetto fa, anzi precisamente meno, perché era Halloween. Niente, non ce la faccio, quindi buon video, buon aiuto. No, bella questa clip. Scusate, starei registrando. Per piacere, sto facendo un timer, poi non ubitarmelo. Grazie. Ok, va bene. Buone quattro nostre giambo, amici. Ciao amici. Questo video inizierà così. Facciamo finta che sia un timelapse, muoviamoci veloce. Non impiattare. L'energia di Gardala. Erano un sacco di libera anni. La fantasia. Mi state rovinando il timelapse. Erano tanti anni che... Quanti? Sei. Sarei voluta andare a Gardaland ad Halloween, solo che non sono mai andata perché avevo sempre paura nel tempo. Così ho comprato una felpa molto pesante quest'anno in Giappone per andare a Gardaland. L'energia di Gardaland libera la fantasia. E? È frasiologico? Cosa? Per andare è frasiologico. Sì. Frasiologico, cosa vuol dire? Vabbè. Ma Andre, cosa stai facendo? Ma non puoi fare un timelapse così, devi registrare il video. È un video. Va bene, perfetto. Comunque, in tutto questo, andiamo a... L'energia di Gardaland! No, non l'ho detto, andiamo a Gardaland. E dovevano venire anche mia sorella Ryan e gli altri, ma mia sorella ha avuto un problema all'intestino. Si caga addosso, si può dire. Si caga addosso da ieri mattina. Siamo qui oggi, abbiamo un'infiltrata, abbiamo Vale, abbiamo Cere alla guida. Ciao. E Andre che fa il timelapse. Occupato. E poi abbiamo Roby e la Laura che vedremo là direttamente a Gardaland. No, l'ho triggerato. Che gioia. E quindi ci vediamo dopo. Aspetta, fica, faccio una transizione. Scusi, per Gardaland? Ah, ok, grazie. Un po' paura. Ah, grazie. È venuto a darmi una mano, no? Grazie. La mia gioia è iniziata al parcheggio. Ho attraversato la strada e intanto ho già fatto 45 foto. Sarà una lunga giornata, però me ne cerco. Me lo guardo il 1° novembre. Vabbè, sarà bellissimo. Farò le giostre con i fan. Io ed Andre ora stiamo per salire su Raptor. Gardaland ci ha dato il permesso di registrare. E ho molta, molta paura, ma adesso ci vado. Vado. Vai. Però io ho un sacco di paura. Chiudi bene perché la sicurezza prima di tutto. Brava. Ha fatto clac? Aspetta. Faccia clac. Brava. Occhio alle turbolenze. Occhio. È meglio se faccio io, guarda. No, è stabilizzato, non posso fare le turbolenze. Si è aperto. Vabbè, noi andiamo. Ciao Sabri. No, ciao. Aiutami. Scherzi a parte, questo non si può vloggare perché sono attrazioni molto pericolose, ma io ci andrò. Chiederò ad Andre di rimanere qui, così probabilmente beccherà quando partiremo. Ciao Sabri, allora com'è andata con Raptor? È stato bellissimo, sì. Non ho avuto neanche un po' di paura, vero che no? No, ci credo, paura. Guarda, ha perso tutti i capelli, pica. Andavate velocissimi, sì. Abbiamo fatto questo pezzo in mezz'ora. Bravi, wow! Immagina io quanto mi stia divertendo. Abbiamo anche dovuto pagare per non far la fila. Ah, qualcosa è andato storto? Buon viaggio. Grazie. L'energia di Gardaland libera la fantasia. Tiro un pugno in testa ora. Sia. Fighissimo. Contate che avevo dalla paura la mano apica e si è appiccicata, tipo non riuscivo a toglierla dalla paura, però fighissimo. Andre, anche te com'è andata? Ho avuto una paura tremenda perché c'avevo due zaini con due mani e se mi scappava la cacca poi dovevo fare la cacca con due mani. Ah, e allora hai avuto paura anche tu? Una paura tremenda, non riuscivo a... No, Andre! Sta arrivando il 3, oh sì! Grazie, sono alzate le sbarre, quando arriviamo noi, bam! Ah no! Eccoli! C'è il treno! Ciao! 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 Ciao!
5. Ciao. Ecco, questa è Oblivion. E se avrete visto i miei video di Gardaland, saprete che non l'ho mai fatta, non ho mai trovato il coraggio. Cos'è questo balletto? Il balletto di Oblivion? Sì, vedi? Sì, perfetto. Ma questa volta sarà la prima volta che ci proverò. Cioè, lo proverò, ho preso i biglietti express perché c'è un'ora di fila e ho tanta paura. Lascio la videocamera ad Andre, tanto da qui lui ci vede e vediamo che cosa succede. Vai, Sammy! Non so cosa Andre abbia ripreso, perché io da sopra Oblivion vedevo lui che si faceva i cavoli suoi, finché meno male è arrivata la salvatrice a dire: Andre, ma sono loro! È stato bello, molto. Ammetto che oggi sto facendo molta fatica a vloggare perché c'è davvero tantissima gente, sto passando la giornata a far foto, quindi non so quanto io riesco a farvi vedere di Gardaland Halloween, ma vabbè, alla fine le mie bussole sono le mie bussole. Ciao! Si trovano bussole ad ogni angolo. Siamo in fila per fare un'attrazione bellissima. Cosa mi devi dire? Si chiama Schiaffo a Cere, guardate. Mamma mia! Com'è? Chi siete? È adrenalinica! Ho anche pagato 5 euro per fare la fila, per non farla. Bello, sto meglio ora. Non voglio più salire. Qual è la tua gioia di aver fatto 4 ore in fila fermo sul posto? 6 ore di macchina per fare 3 ore al parco per far risalire. Avete in macchina la faccia distrutta. E l'energia di Gardaland. Il vlog di oggi sarà Pika che canta l'energia di Gardaland. Non lasciarmi la mano! Non lasciarmela! Siamo per sempre insieme! No! Perché c'è Riccardo Dose? Perché c'è Riccardo Dose? Dei poveri! Sei proprio una vera amica. Siamo partiti! Non è vero, era uno scherzo. Non eravamo partiti, quindi abbiamo Cere, Pika. Ciao amore, ciao, ciao! Ciao, ciao! Stiamo salendo, non è Ciuchino! Stiamo salendo, ora vi faccio vedere Gardaland dall'alto, eh! Wow! Senza le mani! Dio, ma questo non è per bambini! È l'energia di Gardaland! Fa malissimo! Ragazzi! Sto per vomitare! Che piace con tu, panda! L'energia di Gardaland! Senza mani, raga! Su, le mani! Sbudellato, aia! Magari non era da fare con le mani. Che male! Ma sei fuori di testa! Aia! Mi sono fratturato qualcosa! No, raga! È bellissima! Come è stata, Cere? Vado a prelevare 200 euro e li spendo tutti qua. Cavolo, possiamo farne un sacco, ti è piaciuta? Sì, però mi sono rotta la nuca. È la mia giostra preferita, la amo. Il pubblico è in delirio! Grazie! Grazie! Vorrei portarvi sulle tazze, ma ho un problema che si chiama vomitello. Così oggi ho preso degli assistenti che... Oh, gira! Che verranno loro sulle tazze con voi. Devo affidare la mia videocamera a voi, mi raccomando. Si chiama Pietro. Bravissima. Non dite a Sabi che abbiamo fatto questo video, ciao. Abbiamo trovato l'attrazione bella di Gardaland, ovvero il fuoco. Vuoi scaldarti anche tu? Le ginocchia, che freddo. Oh sì, bello Gardaland. Il mio vlog di Gardaland non è molto andato avanti perché qualcuno ha avuto la brillante idea di dire: ciao, qui c'è la Sabri Gamer. Qualcuno a caso. Non mi risulta. Non ti risulta? Chiederò ad Andre. A voi risulta una clip che l'abbia fatto? No. Non vi risulta?
Ollele, oh la la, la sabbia è la più forte, la sabbia è la più forte. Grazie. C'era qualcuno che non ti aveva riconosciuto e adesso sono tutti qua. Prego, fai pure le foto, Sabri. Ok, voi siete in fila per la Sabri Gamer? Sì. Cosa vi aspettate da questo incontro? Molto intenso, eh? Immagino anch'io, sì. C'è la Sabri Gamer se qualcuno vuole fare una foto. Strano, perché io ricordo persone su persone che mi chiedevano foto. Grazie mille, super gentile. Bello il vlog. E l'energia di Gardaland libera la fantasia. Ho palesemente, ecco scusate, ho palesemente vinto una giostra questa maschera per Andre, non l'ho comprata. E ne approfitto per andare alla fine di Gardaland, cioè verso l'uscita, senza farmi vedere, guardate. Non mi riconoscerete mai!